Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 2 Let's Replay Psicospettri. La gran battaglia Yo-Kai, ragazzi, cosa significa? Oggi c'è il capitolo in cui finalmente si scontrano Spiritossi e Polpanime. È finalmente giunto il momento di fare la conoscenza degli Spiritossi e dei Polpanime. Questo capitolo lo giocherò per intero in un solo episodio, saranno 40 minuti più o meno, quindi capite che insomma va fatto per intero. A dopo, Link! Ciao! Dovremmo uscire insieme più spesso, certo, ci vediamo! Anche Whisper e G-Bian salutano, nonostante non possano essere visti, ma ci sta. Ci dirigiamo verso casa? Yahoo! Voglio andare dritto a casa a guardare le vicine armioni alla TV! E invece non si può. Wow! Mi serve il tuo aiuto, Link. Devi venire subito con me. Overnian, qualche problema? Sta per iniziare una grande battaglia. Una grande battaglia? Venite con me nel passato. Ci vediamo alla stazione Valdor del passato. Va bene, allora. Però voglio cambiare valletto. Ho usato Sudon per un bel po' di tempo. Voglio provare qualcun altro. Sento aria di guai. Già, non è da Overnian essere così serio. O meglio, lo è, ma... Ma no. Sì, andiamo a vedere cosa non va. Intanto qui già ci hanno occupato il posto. Ma vergognatevi. Tra l'altro abusivi. Io avevo pagato per stare lì, sappiatelo. Per andare nel passato... Oddio, c'è Harry Berry. No, dicevo, per andare nel passato l'unico modo è prendere Trispecchio qui. Bene, siamo arrivati alla stazione. Dunque, Overnian, sei qui. Eccoti qui, va. Bellino. E dunque? Siete arrivati. Vi stavo aspettando. Cosa intendevi quando hai detto che sta per iniziare una grande battaglia? Quanto ne sai degli Spiritossi e delle Polpanime? Beh, sappiamo che gli Spiritossi sono... Cioè, le Polpanime sono... E infatti, gli Spiritossi e le Polpanime sono le due maggiori fazioni di Yokai. Hai conosciuto Regabatrax, il generale delle Polpanime, assieme a Vapornella? Ah, giusto! Spiritossi e Polpanime, due gruppi di simili dimensioni. Sono stati nemici per secoli, ma fino a poco tempo fa erano in pace. Tuttavia qualcosa deve essere successo. Guardatevi attorno. Ah, ma quello se la presta a prendere con l'umano, poverino. Si prendono a schiaffi qua in mezzo alla strada, bravi. Già, gli yokai di quest'ora sembrano un po' strani, che succede? Pare che l'ostilità tra Spiritossi e Polpanime siano inasprite. Se continua così, presto sarà guerra totale. Una grande battaglia è vicina. Una grande guerra yokai. Una grande battaglia? Ma non sapevo di una guerra tra Spiritossi e Polpanime. Avendo trascorso 60 anni in quel capanno, anch'io ne sono all'oscuro. Ma sta succedendo qualcosa. Nathaniel concorda e sta indagando. Mi scuso per la mancanza di informazioni, ma potete aiutarci? Forza. Abbiamo altro da fare? Cominciamo da lì, che è vicino alla stazione. Sembrano agitati. Beh, c'è anche il punto che ci segna. Quindi uno per volta. Povera Curaling. È troppo pericoloso, Tino. Rischi di farti male se vai. Non chiamarmi così. Io sono Leccatino. Non prendere in giro il mio nome. Diventerò un eroe della grande battaglia e nessuno mi prenderà in giro. Ma Leccatino è forte in realtà. Tino, no! O meglio, è forte in Blasters. Poi, in altri giochi non è che sia chissà cosa. Stavano parlando di una grande battaglia. Proprio così, impicciamoci un po'. Tranquillo. Scusami, Curaling, stavate parlando di una grande battaglia? Sì, esatto. What a sacco, signora Lingua. Di che battaglia si tratta esattamente? Non so molto, solo che Spiritossi e Polpanime hanno iniziato a combattere. Le cose sono andate peggiorando e ora ci sarà una battaglia nella piana ciabatta. Se due schieramenti si scontrano, ci saranno solo feriti e non vincitori. È strano che gli animi si siano infiammati così in fretta, vero? Non è giusto che gli yokai vadano in guerra in questo modo, ma perché... Curaling, puoi dirci come raggiungere il campo di battaglia? Vai al tunnel del picco della preghiera, a ovest del tempio della retta via. Piana ciabatte alla fine del tunnel. Avete intenzione di andare là? Precisamente, non posso permettere che gli yokai vadano in guerra. Grazie. Ok, quindi bisogna andare nel posto che normalmente nel presente è contrassegnato come inferno infinito. Quindi alla fine bastava parlare con Curaling e non con tutti quanti. Anche perché Curaling, vabbè, è quella che abbiamo salvato, quindi è più amica. Bene, attenzione però, sembra che la strada sia bloccata.
Ci sono due yokai qui in mezzo. Ah, ma stanno semplicemente parlando tra di loro. Ottimo. Andiamo nel tunnel. Corri, 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 corri. Stamina precisa. Ne è passato di tempo, Rachnus. Sempre con quel ridicolo broncio. Ragabatrax, sempre banale, vedo. Non che mi aspettassi niente di straordinario da un generale polpanime. Sei bravo solo a parlare. Un generale degli spiritossi non può fare altro. Eccoci al dunque. Finalmente chiudiamo la faccenda nata secoli fa. Non avrei scelto modo migliore. Ribalterò quel broncio, letteralmente. Vedremo. Come preferisci. 10 passi, poi ci si gira e ci si spara, giusto? Così funziona. Nel Far West. Eccoci, forse siamo ancora in tempo per la grande battaglia. Non mi sembra che sia già cominciata. Quindi siamo in tempo, giusto? Ah, Vapornella, va tesoro, vieni un po' qua, ci facci un po' da cicerone. Oh, ciao Link, grazie ancora per avermi aiutata tempo fa. Qualche ora fa, in realtà. Vapornella, non sarete mica qui anche voi per la grande battaglia, vero? Invece sì. Quindi, Polpanime o Spiritossi, Link, da che parte stai? Ho sempre scelto Anima fino ad adesso, quindi continuerò a scegliere Anima. Ho deciso. Polpanime. Già. Polpanime, naturalmente. Ok, vi porterò dal generale, seguitemi. Se sceglievo Spiritossi se la prendeva tantissimo, immagino. Non ricordo quello che ho scelto nel primo playthrough. Guarda G-Banion l'ha incastrato. Ok, eccoci arrivati. Questa è la base delle polpanime. Sembra qualcosa che si vede solo nei documentari storici. Io mi fermo qui, il generale è da quella parte. Grazie Vapornella. Prego, caro. E dunque, ci siamo. È ora di incontrare il generale, che tensione! Beh, sì. Stiamo per incontrare una specie di celebrità del mondo... ciao, Kyuubi. Anche se preferisco Velenotto. Non te la prendere, Kyuubi, eh. Ragabatrax. Morituri, te saluta. Oh, che sorpresa! Non mi sarei mai aspettato di vedere un umano qui. Cosa diamine ti porta qui? Sta per diventare un campo di battaglia, sai? Perché state andando in guerra? Se solo Spiritossi e Polpanime parlassero. Non posso sopportare quegli Spiritossi. Pensano di avere ragione. Non pensano nemmeno che ci sia un altro modo. Oggi, però, è il giorno in cui chiudiamo finalmente una vecchia faccenda. Una vecchia faccenda? Devono esserci in gioco vie di pensiero profondamente differenti. Il coro della battaglia! Finalmente comincia la battaglia. Non si torna più indietro. Molto bene, Ragabatrax, siamo pronti a partire. Kyuubi, elimina la base degli Spiritossi. Sei l'arma più potente che abbiamo. Non si deve preoccupare. È stato saggio scegliermi per questo incarico. Tutti gli estranei devono andarsene prima di diventare vittime. Molto flemmatico o flemmatica lei o lui. Ah, che paura! Non dategli troppo peso, è sempre così. Aiuto generale, il nemico si avvicina allo specchio guardiano. Che? Non va bene. Quello specchio è vitale per la protezione della base. Esatto, lo specchio guardiano crea una barriera sacra attorno alla base. Se la barriera cede saremo totalmente esposti agli attacchi nemici. Ciò significa che il mio bellissimo corpo da valletto è in pericolo? Kyuubi sta per attaccare la base degli Spiritossi. È troppo tardi per richiamarlo. E allora pensiamoci noi, no? Portatore dello Yokai Watch, posso chiederti di proteggere lo specchio? Per ora sarebbe meglio fare quello che chiede il generale, Link. È troppo tardi per impedire la battaglia, ma possiamo tenerla sotto controllo. Se vogliamo dissuadere Spiritossi e Polpanime, dobbiamo fermarla. Potreste darci una mano? Se la battaglia infuria i miei cari amici... Capito, fare possibile per aiutare. Non si preoccupi, Vapornella. Ci penso mi. Tra l'altro, una cosa molto interessante è che se voi portate il panino dell'Unione, che tra l'altro è una quest nei vecchi giochi, sia in Spiritossi sia in Polpanime,
Se la fate qui, lo sapete che non funziona? Non va, non esiste la quest. Non si possono reclutare né Ragabatrax né Arachnus per qualche strano motivo. Però il panino dell'unione c'è. È un oggetto che può droppare uno yokai. Oh, e tu chi sei? Cosa volete? Così? Non ho tempo da dedicarvi ora. Devo infrangere lo specchio guardiano e rovesciare la base delle polpanime. Ora siete nel mirino. Vi insegnerò cosa succede a farmi arrabbiare. Ah, stavo un attimo leggendo tutt'altro. Corocchio vuole combattere. E allora vai con l'Energy Max. Sacchete, vai. Mamma mia, povero Gibanian. Ti piacciono i gatti, Corocchio? Che sei come Alfa che mangia i gatti? Ah, ok, questo è duro da mandare giù, eh. Toh. Vai, settiamo le lancette dell'orologio. L'ora esatta è offerta da Yokai Watch. E dai, pialo. Quanto ci ho fatto male, touchscreen. Non mi sono mai accorto come in questo periodo di quanto è fatto male il touchscreen del 3DS. Quello del DS, non Nintendo DS, era fatto meglio. Strano. Sembra che sia tutto a posto. Torniamo alla base e facciamo un rapporto al generale. Ma ho già finito? Wow. Che incarico facilissimo. O facilerrimo, come dicono i giovani di oggi. Quali giovani non lo so, però quelli di oggi. Ah, stiamo guadagnando terreno, mi pare. Dove sta? A capo! Ehi, Marituri ti salutano, l'abbiamo fatto! Oh, ho sentito delle vostre imprese. Eravate impegnati ad aiutarci. È ora di attaccare la base degli spiritossi con tutte le nostre forze. Ci darete una mano, vero? Cosa vuoi fare, Link? Ok, vi aiuterò. Sapevo di poter contare su di voi. Andate a parlare con Vapornella. E perché proprio lei? Lo saprete una volta che sarete arrivati. C'è una strana roccia a est della base. Vapornella vi aspetta lì. Vi ragguaglierà lei. Vabbè. Ma fammi capire una cosa. Tu che fai seduto qua? Eh? Arachnus è determinato. Sì, me ne sono accorto. Molto bravo. Mi stavo aspettando. Andiamo dritti al punto. Non potete buttarvi a capofitto nella battaglia. Se polpanime che spiritossi hanno barriere che tengono da larghi nemici. E che facciamo allora? Impadronitevi poco a poco del territorio conquistando rocce come questa. Dobbiamo conquistare delle rocce? Questa e altre sul campo di battaglia. Il loro potere genera barriere. Quindi spiritossi e polpanime lo usano per controllare il campo di battaglia? Esatto, più rocce conquisti, più la barriera diventa forte. In altre parole, più rocce abbiamo dalla nostra parte, più forte sarà la nostra barriera e più debole quella del nemico. Precisamente. E nel caso non sia abbastanza chiaro, potete stabilire quale fazione ha conquistato la roccia dal suo colore. Rosso per spiritossi e blu per polpanime. Ok, andiamo subito allora. Andiamo a conquistare un po' di rocce. Ah, ma il gioco ti indica quali andare a conquistare. Ma scusami, tu sei neutro? Ah va, è lui. Pensavo fossero yokai così, neutro. Quindi la prima della conquista. Oh, oddio, sandalio. Sembrava un fungo. Ah, volto vuoto. Finché sono qui, la vittoria degli spiritossi è assicurata. Caro mio, no. Proprio te lo puoi proprio scordare che accada una cosa del genere. Sì, questo incanto è arrivato, mo. Dove ti presenti? Ok, andati, è fatto. Intanto magari provo a purificare. Mentre aspetto che va. Perfetto. Un po' di punti extra per Gibanian. Vediamo un po' quanto prende. Ah, però sarà di livello con Bicanum. Attacco 4. Buono attacco 4. Oh, sai, ho problemi di stomaco, tutto qui. Certo. Poi la prossima roccia da prendere è qua. Scusami. Questi qui che vogliono? Giovane, dammi una mano. Ma quindi se parlavo con Fuimuro, davo la mano a Fuimuro? Ah, Fuimuro tra l'altro, ragazzi, yokai che ho usato.
e adorato davvero davvero forte come yokai. Ok, basta un attacco ciascuno. Vabbè, punti esperienza in più per noi, eh. Mi piace. Molti punti esperienza in più per noi. Quindi ora che abbiamo fatto, cosa succede? Niente male, niente male. Ce l'ho fatta grazie a te. Ti sono grato dal profondo del cuore. Ah, quindi era da fare, però... Siccome ci segnava l'altra... Ah, va bene. Quindi potevo farla nel modo in cui... Aspetta, se vado qui, ecco, vedi? Posso farle come voglio. Che stupidaggine. Beh, una bella furia zampettante in bocca. Ah, però, perso armato. Forte tu, eh. Vuole gli onigiri. Non posso usare gli onigiri. Ma perché sei un pezzettino di pane? Però intanto un altro punto conquistato. Ci è mancato poco. Da solo non ce l'avrei fatta, grazie mille. Quindi ora, sì, mi sembra che sia tutto quanto a posto. Andiamo a fare questa. Ok. Abbattere a chiunque si metta sulla mia strada. Ah, uno yokai del mio calibro sconfitto. Mi fa male, ma devo farlo. Tu, rinforzo, aiutami. Bellissimo. Tu, rinforzo, dammi la mano. Sarraia. La notte se le scrivono questi di level 5 le battute. C'è sempre uno che ci prende più degli altri, per qualche motivo. Eeeh, cara quello. Un jab? Jab 1-2? Ah, perché c'ha 4 braccia lui. Oltre alle zampe posteriori. Braccia? Zampe? Come si definiscono? Sono yokai! Se non fosse per te avrei perso. Va bene. Allora, abbiamo finito? No, c'è l'ultima. Ah, questa perché stava da solo, quindi non ci ho fatto caso. Mi fa venire voglia di alzare la cresta come un pollo, come un gallo. Deciditi. Non lascerò nulla al caso. Vabbè, io boh. Ormai ci rinuncio, non ci faccio più caso. Attacca da forbifuoco per attaccare. Poi ho mancato allora così. Ehi. Tutto per te, vai. Ho pure mancato, certo. Fortunoco ci sta comunque. Abbastanza forte. Punti esperienza guadagnati da queste lotte 1000. Quindi... Buono, una bellissima missione per guadagnare punti esperienza. Ah, ci siamo occupati di tutte queste strane rocce. Ok, andiamo alla base degli spiritossi. Ora vengo a prendere il controllo su di voi. Ah, loro c'hanno lo specchio di qua. Ma posso fare anche contro questi? Che bello, facciamolo allora. Più punti per me. Ma allora potevo davvero farli a caso? Ma scusami, che senso ha allora farli in un certo ordine? Ah, le ho forte. Oh, attenzione però. Che succede? Non posso andare avanti, sono bloccato. Bloccato? Come se ci fosse una potente barriera? Sì, così pare. Come la sfondiamo? Beh, sono sicuro che se cerchiamo in giro troveremo qualche indizio. Ok, Leo Forte. Io sono Leo Forte. Siete stati bravi a raggiungere fino a questa base. Difendo questa base. Se pensate di andare oltre avete sbagliato. È un nemico formidabile, sta in campana, Link. Se da lotta cercate, la lotta avrete. Fatevi sotto. Bravo, Leo Forte. Però deve stare un turno fermo, quindi... Beh. Aspetta che è un po' scarico il mio amico qui. Bene. Leo Forte anche l'ha usato, è davvero forte. Però quel turno che deve stare fermo lo penalizza molto.
se ce l'hai contro. Se ce l'hai amico, non tanto. Alla fine ci fai l'abitudine. Ecco, Leo fermo. Poi col tutto quanto quel petto villoso, bello, mi piace. Bellissimo yokai. Velenotto è tutto un altro livello, per carità, per carità. Mi hai battuto. E dire che mi sentivo così pronto. Sì, andiamo alla base. Bene, avrete battuto me, certo. Ma non la barriera che circonda la base. Sulla collina rocciosa a nord-est c'è un potente manufatto a difesa della base. Non capisco perché mi ha dato questa informazione. Chiamiamola cortese tra guerrieri e non parliamone mai più. Ok, grazie. Bene, allora, abbattiamo quella barriera? Dunque, Leo Forte, secondo me, stava seguendo il codice Bushido, ovvero la via della spada, che comunque sia, una volta che hai perso, diciamo che cerca di onorare il guerriero da cui è stato sconfitto. Quindi ci dà quell'informazione. Il percorso è sbarrato, come arriviamo vicino allo specchio guardiano? Che facciamo? Pare che sia arrivato il mio momento di gloria! Ah, Kyuubi, vabbè, Kyuubi è un pochino più pacato. L'ho fatto un pochino troppo irruento. Kyuubi! Facciamo che sia esaltato per questa occasione, ok? Quindi ho fatto la voce un po' diversa. Oh cielo, ci ha spiegato il percorso! Adesso è di nuovo calmo. Grazie, Kyuubi. Non serve ringraziarmi. Sbrigatevi a distruggere quella barriera. Ok. È la nostra occasione, Link. Dirigiamoci allo specchio guardiano. Era troppo tardi per richiamare Kyuubi, prima diceva Ragabatrax, ma non mi pare. Oh, resisto Fante. Aspetta, fammi un attimino vedere qua chi devo ricaricare. Perfetto, a noi due. Resisto Fante. Aspetta, aspetta, ho detto. Sono Resisto Fante, maestro di resistenza. Non mi muovo di un passo. Provate a spostarmi, è impossibile. Così vicino allo specchio guardiano. Possiamo liberarci di questo buffone? Whisper, basta chiedere, tranquillo. Resisto Fante. Allora, vediamo un po' quanto gli facciamo. Questo è forte. Ma che cos'è? Ma che è sta pippetta? Ma guarda. Dai, aggrappati all'ultimo PS rimasto e ci via. Peccato che non si possa reclutare, no. Per sicurezza, Sì, doppio ultimo PS lui. Bel. Data. Pochissimi punti esperienza, lui neanche 100. Distruggiamo lo specchio guardiano. Ma come? Qualcuno sa come si spegne? Mi sono perso qualcosa? Durante quella lezione a scuola mancavo. Se solo ci fossimo attrezzati con degli oggetti del negozio online! Non c'è tempo per lo shopping online! Fatti da parte! Barriera! Sparisci! E poi la prendi a colpi tutto lì? Non conosci il rispetto, è un meccanismo yokai molto sofisticato! Mi sono stancato di principianti che si prendono la libertà in momenti cruciali. Ha funzionato però a quanto pare. Mi prendi in giro? Ottimo lavoro, Overnian. Il principiante sarai tu, Whisper. Tutto sornione. Niente male. Guardarti combattere mi ha davvero stupito. Ma ora tocca a me. Impedirò al nemico di riprendersi quest'area. Gli spiritossi vorranno ripristinare la barriera che circonda la loro base. Quindi è tempo di invadere la loro base, giusto? Sono convinto che ce la farai. Combatterai i nemici in mia vece. D'accordo! Ma allora scusami, vado a combattere o difendo la base qui? Cioè difendo qui forte, insomma questo. Eccoci qui, Arachnus. Devi essere forte per arrivare fino a me. Arachnus, generale degli spiritossi. Ma subito? Ok. Ah, i sottoposti c'hai tu, Mica stupido. Si deve difendere in qualche modo lui. Vai, Bicanum, mordili tutti. Se solo avesse tre teste.
Ok. Spaccaci Banyan. Che botta quella. Non mi è piaciuta per niente. No, quella ardente no! Ma come? Ma dai! Ma per favore! Oh, e pia ste numeri pure tu! No, quel riso no, quel riso no! Dio! Che fastidio! Non ho più punti per ricaricare. No, dai! Che schifo! Ma per... levati tu! Fermati! Allora... che botte che ci ho preso da questi! Mamma mia! Non me l'aspettavo! Oh, è andato! Allora, calmati! Mamma mia! Vai, proviamoci con Gibanyan! Ah, per fortuna! Vai! Mamma mia! Ancora non ce la fa andare via, dai! Forza! Che botte che ci ho preso! Davvero tremendo! E neanche tutti questi punti esperienza, neanche 500? Bah! Lo spreco proprio! E allora? Oh, una vittoria notevole! E adesso mi dice perché state litigando? Come ho già detto, sarà a causa dei miei due pensieri profondamente differenti. Centinaia di anni fa, prima della divisione in spiritossi e polpanime, Ragabatrax e io volevamo fare un dono a Emma il Grande da parte di tutti noi. Chiaramente decidemmo che l'unico dono degno di un re fossero brioche. Chiaramente. Ma Ragabatrax, quel folle, insisteva con... brioche alla panna. Brioche? Quando chiunque sa che le brioche alla crema sono le migliori in assoluto. Beh, sì. Scoppiò un grande litigio. Non volevo ascoltare le mie ragioni, punto e basta. Vennero coinvolti un sacco di yokai. La situazione sfuggì di mano. Gna, dove vuoi arrivare? Spiritossi divennero favorevoli alla crema, polpanime quelli alla panna, e così cominciò il perenne conflitto sulla farcitura delle brioche. Tutto questo per delle brioche! Che motivo stupido per combattere! Stupido? Stai scherzando? Solo a pensarci mi sono rivolto allo stomaco. Cavoli, cioè... a me piacciono entrambe, non fa molta differenza. Ma penso di aver capito. Anche mamma e papà hanno litigato per le brioche. Ma se erate per entrambe vuol dire che sono entrambe buone, no? Avreste potuto evitare questo caos se aveste preso entrambi i tipi di brioche. Beh, talvolta ti fai coinvolgere da una fazione senza volerlo. Prima che te ne accorga, la relazione si è lograta fino al punto di rottura. Infatti, il panino dell'unione che dovrebbe unire... Ragabatrax e Arachnus in realtà sarebbe la brioche. In realtà non sarebbe panino, ma sarebbe impasto. Non panino, o brioche comunque sia. Rimane solo un grosso problema. Nathaniel! Quale grosso problema? Radunate tutti gli yokai, poi vi darò tutti i dettagli. Ah, certo. Ha ragione, ora... inizia la grande battaglia finale. Ok, spiritossi e polpanime. Polpanime e spiritossi. Tutti gli yokai sono qui. Tutti. Un piccolo manipolo. Volevi dire qualcosa, Nathaniel? Ho scoperto chi ha orchestrato questa battaglia. Il vero volto del male. Ecco il male smascherato. Gna, leccatino era? Uno yokai spettrale? Tutti yokai spettrali. Per il mio soffice ripieno, tutti questi yokai spettrali erano qui con noi? Lo scopo degli spettrali era mettere zizzani a farli combattere.
Sorpresi? Sono Pina e Gina. Pina e Gina, maledette! Non volevi dire Pina e Gina? Non vi avevamo sconfitto? Che ingeni! Possiamo rinascere quanto vogliamo col potere del capo! Capo? Incantare umani e yokai e cominciare una faida che distruggerà entrambi! Un piano così semplice! Non perdonerò chi mi intralcia! Dan dan dan! Dan dan dan, e questa chi è? Dekadama! Sono la manager! Supervisore! No! Sono il capo degli yokai spettrali! Potrei definirmi in mostra finale con la musica sinistra! Dan dan dan! Dan 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 dan! Finito! Quindi Dekadama, l'ha detto lei, è il mostro finale, perfetto. Ragazzi, l'ho detto, questo episodio sarebbe stato molto corto, infatti è un capitolo davvero corto, anche per di tempo parlare con tutti, più di 50 minuti non ti ci vogliono, infatti neanche ci sto a 50 minuti, ci manca ancora un bel po'. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito questo episodio, in descrizione trovate sempre i link per i social che vedete a schermo. Se ancora non siete iscritti al canale, magari un pensierino fatecelo. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Cioè domani. Bye bye!